Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come aggiornare il firmware della KISS V2. Iniziamo aprendo il sito kiss.flyduino.net. Poi andiamo in download e clicchiamo su KISS V2. Scarichiamo la GUI che servirà per fare l'upgrade del firmware e la configurazione del flight controller. Abbiamo le versioni per Linux, Windows e Mac. Io scaricherò quella Windows a 64 bit. Per usare la KISS sul configurator è necessario anche scaricare e installare i driver CP210. In questa pagina abbiamo le versioni per Windows, Linux e Mac. Io scaricherò quella per Windows 10. Dopo aver installato i driver e la GUI, colleghiamo la scheda al PC e avviamo il configurator. Clicchiamo su Connetti e andiamo su FC Flasher. Clicchiamo su Select Remote Firmware per fare l'upgrade online. Il sistema ci mette in automatico il modello della nostra scheda e l'ultimo firmware disponibile, quindi clicchiamo su Download Firmware. Poi Flash Firmware. Una volta terminato il processo, il firmware è aggiornato. Per concludere, non ci rimane altro che configurare la scheda in base alle componenti che abbiamo installato sul nostro quad. Questo era il mio tutorial su come aggiornare il firmware della KISS V2. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete, potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.